Ci siete tutti? Sì. Perfetto. Diceva? Turismo e cultura sono assolutamente le nostre grandi risorse, purché noi le sappiamo utilizzare al meglio. Nel senso che noi non dobbiamo fare l'errore di adagiarci sul fatto di avere un patrimonio di inestimabile valore e impareggiabile nel confronto con il resto del mondo. Dobbiamo continuare a lavorare per mettere insieme quella cultura con la modernità, con la comodità, con la fruibilità, con i servizi, ed è un po' quello che facciamo oggi con Pompei, dove abbiamo uno dei siti più ambiti dai visitatori al mondo, e cerchiamo di facilitare la loro possibilità di raggiungere questo sito velocemente. Speriamo che la cosa funzioni, magari si potranno aggiungere altre tratte e replicare questo esempio in molte altre parti del nostro territorio nazionale. Forse noi abbiamo, diciamo, siamo così pieni, no, di risorse straordinarie, a volte da essere così abituati a non capirne il valore. Guardi quello che è accaduto, chiedo scusa un attimo, guardi quello che è accaduto con il Pantheon. Noi abbiamo scelto di, appunto, mettere un biglietto pure, insomma, accessibile per l'ingresso al Pantheon, e questo non ha minimamente scoraggiato turisti che capiscono il valore di quell'opera, e sono tutte risorse che si possono reinvestire sempre nel nostro patrimonio per renderlo ancora più fruibile. È un percorso virtuoso che, grazie al ministro San Giuliano, stiamo portando avanti, e sono molto fiera di questo. Presente il 19 la ricorrenza della strage di Via D'Amelio. Lei sarà alle commemorazioni, ha letto anche... Guarda, io non sono mai mancata alle commemorazioni della strage di Via D'Amelio, non mancherò neanche quest'anno, ovviamente. Molti sanno come ho cominciato a fare politica e io lo ricordo molto bene. Le critiche sulla posizione espressa sul concorso esterno, che è un nodo centrale, credo, per il suo governo... Guardi, sul tema del concorso esterno, io comprendo benissimo, insomma, sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, che sono sempre molto preciso, sia... diciamo le critiche che possono arrivare. Mi concentrerei attualmente su altre priorità. Grazie a tutti. Ministro, lo scappo, una battuta, ministro.